Potevamo fare di più, certamente la delusione è tantissima. Con oggi si chiude una pagina e rimane una grande tristezza. Non ho altre parole, sinceramente, in questo momento. Mister, buonasera, Luigi Di Marzio, il centro, una pagina triste, sì, siamo tutti d'accordo, però era soltanto un funerale annunciato questo, quindi lasciamo perdere la retorica, ma non la sua, ci mancherebbe altro. Io le faccio questa domanda, guardando anche un po' più in là, si chiude una pagina dolorosa, ma si chiude anche la pagina di Gianluca Grassaloni a Pescara o no? Io le ho fatto l'altra volta questa domanda, lei giustamente proviamo a fare il miracolo purtroppo. Non c'è stato e quindi le chiedo adesso cosa succederà, perché insomma un conto è l'intenzione della società, un conto è l'intenzione dell'allenatore, lei rimarrebbe o è intenzionato a fare un passo indietro e a chiudere anche lei questa avventura? Grazie. Io nella mia vita non ho fatto mai passi indietro, non sono mai scappato dalle responsabilità. Sono stato sempre presente nel bene e nel male, insomma, non sono mai scappato. E oggi è giusto che io sia qui con voi a commentarla e a prendermi quelle che sono le mie responsabilità. E per quanto riguarda il futuro, come vi ho detto in precedenza, con la proprietà, con il presidente non abbiamo mai parlato e qualora ci fosse la volontà della società di continuare con me, certamente da parte mia c'è un grande senso di responsabilità, ma soprattutto la forte convinzione di riportare il Pescara dove merita di stare. Quindi da parte mia ci sarebbe assolutamente la voglia e soprattutto l'entusiasmo di ripartire, ma di ripartire assolutamente per vincere. Ecco, ma guardi, di queste situazioni io sinceramente non so neanche chi è sotto contratto, chi non è sotto contratto, e per me è molto chiaro ed evidente che quando c'è una retrocessione così amara bisogna assolutamente voltare pagina e quindi fare un repulisti importante. C'è bisogno di entusiasmo, c'è bisogno di grande volontà, come ho detto anche la volta scorsa. Il grande desiderio di riportare il Pescara dove merita di stare e quindi secondo me bisogna assolutamente cambiare registro. Però ripeto, questa è una mia convinzione, però se la società, ripeto, dovesse chiamarmi e propormi la permanenza, assolutamente dirò queste parole che ho detto a voi. Senta, mister, la sua Buonasera. No. eventuale conferma, è giusto così una curiosità, è legata soprattutto al futuro di Antonio Bocchetti? Ma io ripeto, non so il futuro di Antonio Bocchetti quale sarà, quindi è una domanda alla quale non posso rispondere. Stiamo parlando sempre di ipotesi. Può Certo. darsi la società voglia cambiare, può darsi la società abbia intenzione di ripartire con un nuovo allenatore. Io ho risposto alla domanda che vi ha fatto il suo collega, poi sinceramente non entro in altre dinamiche che appartengono principalmente alla società, al presidente. Buonasera mister, lei è arrivato da poco, l'abbiamo sempre detto, è quello che ha meno colpe di tutti, però ha già capito che bisogna ripartire praticamente da zero, cosa che invece questa società, in particolar modo il presidente Daniele Sebastiani, il direttore sportivo Bocchetti, che da anni fanno disastri atomici, due retrocessioni, una promozione molto fortunata, retrocessioni dalla Serie A, non hanno capito. Siccome gliel'aveva chiesto anche Massimo Oddo, spero che lei l'ascoltino perché evidentemente di Oddo non avevano stima e fiducia, evidentemente, e mi auguro che di lei invece ce l'abbiano, perché questa società non ha confermato gente come Sottil e Pillon e ci auguriamo possa riconfermare almeno lei per
ripartire queste idee. Qualora dovessero scegliere Grassadonia, punterà i piedi per ripartire da zero con questo organico praticamente che non giocherebbe neanche il martedì pomeriggio con i ragazzi nei vari campi di periferia. Io penso di essere stato chiaro su quello che ho detto in precedenza, cioè il mio pensiero ve l'ho esternato prima, quindi qualora ci fosse la possibilità di rimanere o la società dovesse propormi rinnovo, ripeterei le stesse identiche cose che ho detto a voi. Io ho una faccia, quella rimane, e quindi non cambio certamente idea. Ripeto, molte cose di quest'anno sicuramente mi sono rimaste dentro, le valutazioni mie personali le ho sempre esternate alla proprietà. Resto convinto di quello che ho detto tante volte, che potevamo assolutamente centrare questa salvezza, ma si è fatto poco, quindi il Pescara dovrà ripartire soprattutto dagli uomini, che vengono molto prima dei calciatori. E stop. Mister, buonasera. Buonasera. Due cose, volevo rimanere un attimino su quest'anno, due cose in particolare. Ascoltando anche quello che ha detto, mi sono venute in mente queste due cose. La prima, dov'è che avrebbe potuto girare, non dico la stagione, ma diciamo la sua gestione, e non è girata a livello di partita particolare, situazione particolare, che avrebbe potuto dare lo slancio a non dico a raggiungere la salvezza, ma comunque essere in corsa fino alla fine. Se c'è stato un momento topico dove siamo mancati e quindi non è girata la stagione. La seconda, lei è una persona molto onesta, gli errori li commettono tutti, probabilmente anche lei ha ravvisato errori nella sua gestione. Se ce n'è uno in particolare che le porta a rammare, con suo errore personale a livello di gestione spogliatoio, a livello di scelte, qualcosa in particolare che lei ricorda e che avrebbe potuto fare meglio. Grazie. Ma parto dalla seconda. Il problema di quest'anno principale è assoluto, sono stati gli infortuni, e quindi troppe volte siamo stati soggetti a rincorrere i giocatori, no? a volte anche a pregarli per far sì di averli a disposizione, e qui c'è il mio rammarico più grande, perché ci sono dei giovani che non sono stati, voglio dire, professionali fino in fondo, hanno anteposto i loro problemi personali a quelli del Pescara, e questo è il rammarico assolutamente più grande, e ci sono assolutamente dei calciatori che hanno, parlo dei grandi, che sicuramente sanno anche loro che avrebbero dovuto fare molto di più, e gli infortuni sono stati certamente troppi, tanti, in una stagione come questa, soprattutto nella parte finale, per non parlare poi del Covid. Poi, se mi ripete la prima domanda, sì, se c'era un qual era, voglio dire, secondo me la partita chiave è stata sicuramente quella con il Pordenone, che doveva darci lo slancio, insomma, è stato un po', secondo me, il lo snodo, il problema di quest'anno. Cioè, anche oggi abbiamo avuto quattro palle gol clamorose per magari riaprire la partita, e quindi questa poca cattiveria, questa poca convinzione nel far gol. Il Pordenone abbiamo avuto tantissime palle gol, e quelli sono stati due punti assolutamente pesanti che abbiamo perso, e certamente la partita con l'Entella, quelli sono altri due punti, secondo me, dove dovevamo assolutamente acciuffarli, e con quattro punti in più sicuramente potevi fare tanto di diverso. Se quindi, scusi, no, perché ha aperto un argomento molto interessante. Lei quindi ha dato troppa fiducia ad alcuni giovani in momenti... Abbiamo avuto tanti infortuni, no? Soprattutto in alcuni ruoli, e i giovani sono stati troppo giovani, sono stati poco, voglio dire, attenti a quello che poteva essere la dinamica del nostro campionato, e quindi... difficoltà su difficoltà nel fare la formazione, e insomma, e lì sicuramente dovevamo trovare strade alternative, ma per mancanza proprio di caratteristiche siamo dovuti stare lì a rincorrere ogni volta, a livello mentale, e sicuramente il fatto di aver forse caricato troppo la squadra nelle partite decisive. Questa è una squadra che mentalmente va deresponsabilizzata,
e quindi bisognava fare forse il contrario. Questo è il mio rammarico più grande. Mister, mi scusi, lei ha detto una cosa, scusa Orlando, prima di cambiare argomento. Lei ha detto una cosa secondo me importante secondo me anche in maniera indiretta, è anche un attacco a chi ha portato questi giocatori a Pescara. Le spiego, lei lo fa in buona fede, ha fatto un'analisi del giocatore, però dire che un giovane ha anteposto i problemi personali al Pescara, credo che siano state fatte delle gravissime valutazioni in sede di mercato. Io non vorrei sbagliarmi, ma lei a 21 anni, credo che insomma qualche partita importante alle spalle ce l'aveva, a 21 anni era allenato da un certo Zdeněk Zeman, quindi credo che lei insomma... No, le chiedo scusa, un allenatore chiedo scusa. Siccome... Il mio rammarico più grande, ripeto, è sempre stato quello che questa squadra, per le qualità che aveva, poteva fare di più, ok? E sono arrivati tutti giovani di grande prospettiva, però ci sono stati degli infortuni cruciali in alcuni ruoli che ci hanno condizionato tantissimo. E alcuni giovani hanno graffiato poco durante la stagione, durante gli allenamenti, si sono troppo frustrati da soli, no, hanno graffiato poco. Ripeto, le responsabilità maggiori me le prendo e me le assumo, come ho sempre fatto, sempre io, e chiaramente anche i più grandi assolutamente dovevano tirare fuori quello che hanno tirato fuori poco. Ma lo sanno anche loro, perché io con voi parlo, ma vi posso assicurare che poi negli spogliatoi faccio nomi e cognomi, quindi loro sanno tutto quello che penso. E la tristezza sta là, l'amarezza sta là, perché questa era una salvezza che era la nostra portata. Mister, a tal proposito probabilmente influisce il fatto che lei allenava un organico di prestiti, qui nessuno era pronto a buttarsi nel fuoco per il Pescara. Il problema è proprio quello, il problema è proprio quello, nel senso che in questo calcio di oggi ci sono troppi interessi, non è il problema del prestito, o bisogna essere uomini, prendersi, assumersi le responsabilità fino in fondo, avere grande amor proprio, e c'è stato poco amor proprio secondo me in alcune situazioni, in alcuni elementi. E questa è la cosa che mi ha fatto avvelenare di più, perché è stata una rincorsa continua e con grandi difficoltà, ripeto, perché veramente a fare le formazioni un problema dietro l'altro, e chiaramente poi la coperta diventava corta e non è stato facile. Il Covid poi ci ha dato la mazzata finale, ma queste sono tutte situazioni che vanno al di là, perché noi tante volte, troppe volte, sappiamo che abbiamo dato non tutto quello che avevamo, a livello soprattutto mentale, perché poi questa è una squadra che negli allenamenti ha risposto sempre bene. E doveva assolutamente mordere di più con qualche elemento e non piangersi addosso, ma sputare sangue durante la settimana per mettermi in difficoltà. Posto?